Il problema di essere italiani. Secondo le statistiche, solo il 20% degli italiani parla in maniera fluente l'inglese. And yes, I'm one of them. The only problem, my accent. Questa è la storia di come trasformare un punto debole nel tuo punto di forza. In questi mesi sto buttando giù le basi di quello che è il mio business da videomaker e content creator qui in Australia. Proprio uno dei primi giorni che avevo iniziato, avevo deciso di andare a bussare porta a porta e fare qualche chiamata a qualche business locale in cerca di nuovi clienti. Ecco, una cosa che ho notato è che il mio accento, come primo impatto ad una chiamata a freddo quando sto provando i miei servizi e qualcuno non mi conosce, può diventare un ostacolo. Di questa cosa in realtà non ho avuto la conferma di recente, quando dopo che ho fatto uno shooting con un mio nuovo cliente local di qui, cioè lui in realtà viene da Israele, però ormai è diventato praticamente australiano. Hello Mike, I'm an Italian videographer and I'd like to do a 60 seconds video where like I film you me while you're repairing a surfboard. Ah brother, to be honest, I don't really care, it's fine. I thought, who is this guy? I don't know, I cannot understand the word he's saying in the phone. Strong accent, want to take photos of me fixing board, waste of time. But then I met the guy, I talked to him. Suddenly it sounds that he's not what he's talking about. Quella roba lì mi ha acceso una lampadina. Come si risolve un problema del genere? Uno potrebbe dire, va bene, ti prendi un corso, investi un po' di tempo e soldi e risolvi il problema dell'accento. Ci sono dei professionisti lì fuori bravissimi che conosco anche che lo fanno. Ma non è questo il punto, perché il punto di questo video è trasformare una debolezza in punto di forza. Per fortuna in Australia ci sono tantissimi italiani. Finora uno dei miei due clienti, quello col quale lavoro da più tempo in assoluto, è italiano. Bene, perché non rivolgermi ad una nicchia ben precisa con la quale iniziare? La nicchia di italiani business owner in Australia, più nello specifico a Sydney. Oggi vi porto con me in questa impresa che, se va bene, mi porterà nel giro di 6 mesi, un anno, altri retainer client come quelli che già ho. Se va male, una parte di me è comunque felice, perché in questo momento in realtà non posso permettermi a livello di tempo nuovi clienti, perché tra il business online e quello offline di cui vi ho raccontato i guadagni nell'ultimo video sta andando alla grande, non potrei permettermelo, proprio non potrei starci dietro. Quindi quello che sto facendo oggi è un test, non lo farò in maniera precisa, è solo per vedere se questa mia teoria di rivolgermi ad una nicchia ben precisa con un servizio ben preciso, che è quello che offro io, è praticamente un servizio di costruzione di personal brand con lo stesso metodo che applico sui miei profili, ma vedere se ci esce fuori qualcosa. Perché la cosa interessante è che tutti i lavori che ho fatto finora qui in Australia sono nati da passaparola tramite il lavoro che ho già fatto per un italiano qui. Quindi la community italiana, seppur certe volte rimane con la mentalità italiana, per dirvi, vi faccio un esempio di un cliente che mi ha contattato, aveva bisogno del mio aiuto per i social, e nel momento in cui gli ho mandato il mio Calendly, che è un calendario dove lui può prenotare la call, insomma, mi ha risposto questo: il tuo approccio è troppo professionale. No, sei troppo per noi. Insomma, lavorare solo con gli italiani non so se è il mio obiettivo principale, anzi no, in realtà no, però secondo me è un buon ponte. Per italiani in Australia intendo prima generazione, aggiungerei soprattutto perché è gente come me che è arrivata, il top sarebbe arrivata da un 10 anni, che ha già un business che funziona, ma che sa che cosa significa non vivere in Australia. Quindi prima generazione soprattutto, questo è il focus principale. Tipo Nunzio o tipo Andrea, che è un altro col quale ho lavorato di recente, un falegname che spacca. E poi sono aperto in realtà anche a seconde, terze. Sono australiani ma di origini italiane, anche con loro mi piace tanto lavorare. Un esempio qui è stato Gnocchi Gnocchi Brothers, con i quali ho fatto un video molto molto carino. Io quello che cercherò di fare oggi non è vendere il mio servizio ad un pubblico di italiani in Australia. È impensabile che una persona che non mi conosce vede una pubblicità di me che dico offro questo servizio e poi mi contatta ed è pronta a spendere decine di migliaia di dollari con me. È molto molto rara questa cosa. Quello che voglio fare con le ads è pompare e sponsorizzare alcuni dei contenuti andati meglio finora, da valutare se farlo anche su YouTube, però al momento le ads, per le ads intendo Meta Ads, quindi Facebook Ads, quelle che si vedono su Instagram. Il mio obiettivo sarà quello di vendere il mio personal brand. Dunque, non ho un sito, al momento non ho lo sbatti di mettermi lì a farlo, anche se è importante. Il mio sito, la mia landing page sarà il mio profilo Instagram, così da farli entrare nel loop. Cioè, così come voi mi avete iniziato a seguire dall'Italia, la stessa conversione che voglio fare già sta avvenendo con molti italiani, cioè molti di voi si è venita dall'Australia, però insomma voglio arrivare a quanti più possibili, così da far girare il passaparola. La prima tipologia di ad che farei sarà una roba del tipo
tipo sei un italiano che ha un business a Sydney, e poi qui continuo con la restante parte del discorso. Quello che farò sarà dare un consiglio, quello di buttarsi online ovviamente, in un mercato come quello australiano, che è molto meno competitivo di quello europeo dal quale veniamo, quello europeo slash italiano. Quindi questa è una bozza, sto vomitando un po' la mia idea. Questo fa parte di una strategia di personal branding. Quando si fa personal brand, praticamente è molto importante condividere delle visioni che tu hai, così da attirare gente che ha la tua stessa visione. In questo caso la mia visione è quella che l'Australia è un mercato veramente giovane, siamo molto indietro su certi aspetti. L'australiano in sé poi è molto meno staccanovista rispetto all'italiano, si sa arrangiare molto di meno rispetto ad una persona invece che viene da un paese dove veramente ce le dobbiamo inventare di tutte. Quello che farei è cercare di esporre tutto sto pippone mentale che ho detto in una frase, invitandomi poi a seguirmi se la pensano così come me, perché io faccio vedere il backstage del mio lavoro con i miei clienti e si possono trovare dei tip utili che loro poi possono utilizzare. Dare prima di ricevere. Il secondo contenuto invece, boostare uno dei contenuti che è andato meglio sul mio Instagram slash o riproporlo. Terza idea di contenuto invece che mi è venuta in mente lo scorso weekend: ho incontrato una ragazza che è australiana e lavora per un'agency qui a Sydney. Gli ho spiegato che cosa faccio e appena mi ha chiesto tipo degli esempi, io ho detto no, c'è un ragazzo, un pizzaiolo, è diventato praticamente il più famoso a Sydney. Fa: no, ma come, Nude Pizza, annunzio di Nude Pizza. Questa cosa mi ha scioccato. Sta girando tanto qui a Sydney il suo contenuto, dunque sarà un video verticale su annunzio, e magari inizierei con una frase del tipo: la conosci questa faccia? Far vedere grazie a me che risultati abbiamo raggiunto e che lezione ci portiamo a casa. Shooting Bay, I'm in problem is coming. Salve. Salve. Qui abbiamo già delle pizze pronte. Allora, oggi dobbiamo fare il nostro shooting settimanale con Nunzio, e cade a fagiolo perché, come dicevamo ieri, uno dei contenuti che devo fare deve essere con Nunzio, con la faccia di Nunzio. Nunzio, io oggi userò la tua faccia. Come negli ultimi 6 mesi. Insomma, ci divertiremo. Prima però dobbiamo pensare al dovere, poi pensiamo al piacere. Dunque, l'idea di oggi è fare dei contenuti per Nunzio, dove andiamo fuori. Moretti Forni ha risposto, può essere che lo sponsorizzano. Ci vogliamo far dare un fornettino piccolino da loro, così da poter sfornare le pizze in spiaggia, che è a 5 minuti a piedi da qua la spiaggia. L'obiettivo di oggi è far vedere a Moretti Forni qual è la nostra idea senza il forno. Quindi abbiamo sfornato le pizze, le porteremo lì, faremo una sorta di quiz, regaliamo le pizze a chi indovina le risposte giuste sul mondo della pizza. Pizza. Adoro, adoro. Questo è un tocco di classe. Puoi essere più italiano di così. Ci siamo. Ci siamo. Una bella giornata al mare. Certo che tutte e due vestiti di nero con 40 gradi sotto il sole, non proprio l'ideale. Spiaggetta a 2 passi da Nude Pizza. Dovremmo venire più spesso. Hey mate, do you want a pizza? A pizza? On the beach? Yeah, yeah, yeah. Take it. Pizza gratis? Sì. Se... Você a indovinar os ingredientes para fazer massa de pizza? Sì. Ce l'abbiamo fatta, adesso si corre in pizzeria a girare il nostro contenuto magico. L'hai mai vista questa faccia su Instagram? Si chiama Nunzio ed è il pizzaiolo più famoso d'Australia. E oggi ho la fortuna di essere in sua compagnia. Cioè, fortuna. In realtà noi ogni settimana facciamo degli shooting, perché io sono colui dietro tutte quelle strategie di social che abbiamo fatto negli ultimi 6 mesi. Nunzio è una persona normale, con una storia normale. Normalissimo, boring, normalissimo. Fa le pizze. Faccio le pizze. E io negli ultimi 6 mesi, grazie a lei e a tante idee, l'ho trasformato in un personaggio. Esplosi. Adesso addirittura Moretti Forni vuole collaborare con lui. Dunque, se siete curiosi di vedere come abbiamo realizzato questa roba qua, seguitemi su Instagram e YouTube, perché abbiamo già fatto una quarantina di video assieme. Nunzio, il pizzaiolo più famoso d'Australia, prossimamente del mondo. Ok, ho sottovalutato un po' la cosa. Avevo bisogno di uscire dalla tana. Allora, io non sono un esperto di ads. Non a caso esistono proprio degli specialisti che fanno solo ads nella loro vita. E il mio vantaggio è sapere come creativamente buttare giù un video che possa essere accattivante da sponsorizzare. E avevo sottovalutato il fatto che avviare l'impostazione di un ad mi avrebbe preso praticamente metà giornata. Tra l'altro all'inizio mi dava un errore, insomma è successo un po' un casino. Dunque, delle 3 ads non sono riuscito a farne tutte. Ovvero la prima, quella dove mi rivolgevo ai business owner, non ho fatto in tempo a girarla. Ho sponsorizzato un video già esistente
sul mio profilo che era andato bene e che secondo me comunque condivide bene la mia vision, può essere utile per educare un possibile cliente tra 6 mesi e 1 anno. E in più ho appunto sponsorizzato questo video con Nunzio. Adesso mi è arrivata la mail di Meta dicendomi mi hanno appena approvato la sponsorizzata. Già sto notando i primi like, i primi segui da profili di italiani che vivono a Sydney. Mi sta costando tanto, nel senso che io ho messo un totale di circa $2000 nel giro di una settimana tra un video e l'altro, e le visite al profilo mi stanno costando 4 euro e qualcosa a visita di profilo, che mi sembra tantino, però è un test, come dicevamo, un test. Sto decidendo di investire una parte di quelli che sono i miei guadagni in questa cosa, perché secondo me è importante. Mi piace l'idea di creare una community qui di italiani con persone che hanno valori in comune con me. Vediamo come finirà. Nel frattempo ero andato per una camminata rilassante, ma io mi dimentico che Sydney è tutta colline e quindi mi sa che faccio dietro front. Non sono riuscito a fare tutto quello che dovevo fare perché in realtà ho perso un sacco di tempo a cambiare la mia bio di Instagram, perché ovviamente ok che non ho un sito, ok che già ho un bel po' di contenuti, ho un bel personal brand online, però non so, la bio di prima non mi ispirava. Non è stato però un percorso semplice. Mi sono rivolto a ChatGPT, ci siamo fatti 4 risate. Passione e strategia in ogni clip. Da Roma a Sydney surfando la vita e le storie. Ma chi ha detto che io sono di Roma? Ma da... Ah, bella questa qua. Cavalco le onde di Sydney e del web. Ma che cazzo gli vengono in mente queste cose? Insomma, alla fine mi sono dovuto rivolgere a Donna Carmela, che è molto meglio di ChatGPT. E sono arrivato ad una conclusione. Adesso non so quanto cambierà, però diciamo che è già meglio rispetto a prima. An Italian turning stories from ordinary to extraordinary. Sydney. Quello che manca è cambiare un pizzico i contenuti che sono fissati in alto, fare proprio dei contenuti verticali dove mi presento. Sto lavorando ad uno, non so se riuscirò a postarlo prima che esce questo video, però mi sa che ci dobbiamo aggiornare tra qualche settimana. Pensavo fosse tutto più rapido, però ovviamente i veri e propri risultati di queste ansie, di questa idea che ho avuto, si vedranno tra un po'. Intanto benvenuti ai nuovi arrivati, se siete qui. E ragazzi, iscrivetevi al canale, perché la maggior parte di voi che vede questi video non è iscritto al canale. È assurda sta cosa. E seguitemi anche su Instagram, perché lì ci possiamo sentire più spesso. Anzi, l'obiettivo di quest'anno è quello di essere un po' più presente anche su Instagram. Grandi per essere arrivati fin qui, spero che vi abbia lasciato qualcosa. Secondo me è un po' oro quello che ci siamo detti oggi, soprattutto per quanto riguarda la tematica personal branding e creazione di contenuti online. Questa è la mia vita, benvenuti nel mio modo di creare nella foresta australiana. Io ho bisogno di una camminata per riprendermi, così riesco a scrivere altri video, anche perché c'è un sacco di video per clienti da fare. Ci vediamo presto.